Io non sono qui a cercare una poltroncina per un amico. Cara Barbara. No, secondo me ha fatto un errore. Beh, allora sei un guacquaraquà. È colpa anche questa di conto. Prego, applauso. Attenzione sia. Noi abbiamo un pool di esperti. Lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Good morning Vietnam! Buonasera amici di Primo Canale, ben ritrovati a Good Morning Vietnam, la mia personalissima rassegna stampa e il primo tentativo riuscito di secessione giornalistica. Partiamo subito con la prima notizia. Ufficialmente da oggi la Liguria è zona arancione. Il presidente Toti ha accolto la notizia con grandissimo senso istituzionale. Con calma, dignità. Classe. Figlio di puttana, bastardo, te la farò pagare! Perché mi hai fatto questo? Perché mi hai fatto questo? Andiamo oltreoceano per parlare dell'elezione del presidente degli Stati Uniti più controversa della storia. Biden ha stravinto, ma Trump non vuole cedere. Sembra un po' quei bambini che dicono la palla è mia, è un gioco più. Intanto una piccola curiosità che ci arriva dai social network, questo è il tweet che Trump scrisse a Greta Thunberg dopo il suo famoso discorso alle Nazioni Unite. Un anno dopo questo è il tweet che Greta Thunberg ha scritto a Donald Trump dopo la sua sconfitta. La morale di questa storia, parafrasando il maestro compianto Gigi Proietti, è che a Greta Thunberg non gli devi romper cazzo. Ma permettetemi di tornare un po' alle mie radici. Molti di voi lo sanno, io sono nato a Savona, vivo a Genova, ma i miei genitori non sono proprio liguri al 100%. La Calabria, che la Germania definì l'unico posto sicuro in Italia, è zona rossa. Andiamo bene, proprio bene. Il commissario Cotticelli, che era colui che si doveva occupare del piano anti-Covid calabrese, non lo sapeva. Chi deve farlo sto piano? Io. Ma subito è arrivato il commissario nuovo. Non te ne pentirai, Cetto. Questo è il meglio che c'è in circolazione, un pezzo grosso. Te l'ho detto che è parente del mio cognato. Zuccatelli, cioè se non finiscono i Nelli, non li vogliamo. Che si è già contraddistinto per le sue enormi conoscenze sul Covid-19. Le mascherine non servono a un cazzo. Ma voglio chiudere con una buonissima notizia. C'è il vaccino, lo ha fatto la Pfizer. Sono mica quelli che avevano fatto il Viagra. Proprio loro. È la seconda volta che fanno qualcosa per gli anziani. Anche questa settimana finisce qui Good Morning Vietnam. Mi raccomando, indossate sempre la mascherina che vi dona più carisma e sintomatico mistero.